Non avevo mai pensato che una cosa del genere potesse succedere a Wuhan, nella Cina centrale. La prima cosa che ho pensato è che l'autorità sanitaria si fosse sbagliata. Sono le parole della professoressa Shi, l'ormai famosa scienziata cinese a capo del gruppo di ricerca del laboratorio di virologia di Wuhan, che da 16 anni studia i coronavirus dei pipistrelli. È il 16 marzo del 2020 e questa è la prima e ultima volta che racconta in prima persona di una giornalista della rivista Scientific American di come sia venuta a conoscenza della comparsa del nuovo virus. Il 30 dicembre del 2019, alle 7:30 di sera, arrivano all'Istituto di Virologia di Wuhan i campioni di due pazienti colpiti da una polmonite atipica. La professoressa Shi si trovava a Shanghai ad una conferenza. Il direttore mi chiama e mi dice: interrompi tutto quello che stai facendo e mettiti al lavoro subito. Lo stupore della professoressa Shi è giustificato dal fatto che tutti i suoi studi avevano dimostrato come fossero le province a sud della Cina, Guangdong, Guangxi, Yunnan, ad avere il rischio maggiore di spillover, di passaggio cioè dei virus da animale ad uomo. In uno scambio di risposte scritte con la rivista Science di fine luglio, la ricercatrice dice: abbiamo studiato i virus dei pipistrelli a Wuhan e in tutta la provincia del Hubei per molti anni, ma non abbiamo mai trovato pipistrelli portatori di coronavirus simili alla SARS. Non credo quindi che il salto di specie si sia potuto realizzare a Wuhan o nella sua provincia. La professoressa Shi racconta di avere fatto analizzare freneticamente tutte le sequenze di virus raccolte dal suo gruppo di ricerca nel sud della Cina e conservate nel laboratorio di Wuhan. Ricorda di avere tirato un sospiro di sollievo quando i risultati hanno dimostrato che nessuna di quelle sequenze corrispondeva al nuovo virus apparso a Wuhan, il SARS-CoV-2. Questa notizia mi ha davvero tolto un peso, perché non ci dormivo da giorni. Quindi come c'è finito a Wuhan, una metropoli di 11 milioni di abitanti, un coronavirus che con ogni probabilità arriva da un pipistrello di una grotta del sud del paese a 1000 chilometri di distanza? All'inizio si era pensato al wet market, il mercato del pesce della città, dove si vende ogni tipo di animale selvatico, che infatti il 1 gennaio 2020 viene chiuso. Era l'ipotesi delle autorità cinesi e di Peter Daszak, lo scienziato americano che da 15 anni collabora con il laboratorio di Wuhan in tutte le principali ricerche sui coronavirus. E il luogo perfetto perché un virus si diffonda e passi da una specie all'altra è un mercato, dove dozzine di animali sono ammassati insieme ai loro virus a stretto contatto con le persone. Il problema non è tanto mangiare gli animali selvatici, quanto cacciarli, catturarli, ucciderli, tagliarli a pezzi. Poi però è venuto fuori che quel mercato ha avuto soltanto un ruolo secondario come amplificatore dell'epidemia. Il virus è stato trovato, ma solo sulle superfici, probabilmente portato dai clienti. L'origine, insomma, non è lì. Ora sappiamo che il mercato non è stato il luogo da cui è partita la pandemia. Lo sappiamo perché nessuno degli animali è risultato positivo a SARS-CoV-2. E inoltre perché le persone contagiate che hanno avuto contatti col mercato avevano una versione del virus già ben adattata agli esseri umani. Matt Ridley è uno dei più importanti giornalisti scientifici del Regno Unito, è autore di una decina di libri e negli anni si è interessato alle ultime scoperte della genomica. Da quando è scoppiata la pandemia è stato fra quelli che ha alzato più interrogativi sulle notizie che arrivavano dalla Cina, a cominciare dall'origine misteriosa di SARS-CoV-2. Sarebbe molto importante conoscere da dove viene questo virus, perché potrebbe aiutarci a prevenire una nuova epidemia. Se fosse uscito per un errore dal laboratorio di Wuhan, dovremmo saperlo per fare in modo che nel futuro questi laboratori siano messi in sicurezza. Se proviene dal contrabbando di animali selvatici, potremmo intervenire per fermare questo tipo di commercio. È importante che si faccia chiarezza sulle origini, visto che questo virus ha ucciso centinaia di migliaia di persone nel mondo. Anche le ricerche sull'ospite intermedio finora non hanno portato da nessuna parte. Il pangolino, ricercatissimo per la sua carne prelibata e per le squame utilizzate dalla medicina tradizionale, per un po' di tempo è stato il principale indiziato.
Poi però anche lui è stato scagionato. Il 12 aprile del 2020 la CNN ha scoperto che la Cina ha irrigidito i criteri per pubblicare gli studi sull'origine del virus. Secondo le istruzioni impartite dal Consiglio di Stato sulla prevenzione e il controllo del Covid-19, tutti i paper su questo soggetto devono prima avere un'approvazione extra del governo. Abbiamo bisogno di un'indagine indipendente che identifichi la genesi di questo virus, il modo in cui è stato affrontato e gestito, i rapporti con l'OMS. A metà aprile la ministra degli esteri australiana è tra le prime al mondo a chiedere un'inchiesta internazionale indipendente per capire cosa sia successo realmente a Wuhan. Parola chiave, trasparenza. Trasparenza da parte della Cina, sicuramente. Trasparenza da parte di tutti i paesi chiave del mondo. Ai primi di maggio anche l'Unione Europea prende posizione. Occorre una valutazione indipendente, esaustiva e imparziale che indaghi sulla pandemia. La bozza raccoglie il sostegno di più di 100 nazioni al mondo. Il 18 maggio è la volta dell'Assemblea Mondiale della Sanità, il principale organo decisionale dell'OMS, riunita a Ginevra per discutere della risposta alla pandemia. In videoconferenza ci sono tutti. C'è anche il presidente della Cina, Xi Jinping, che si difende così. Per tutto questo tempo abbiamo agito con apertura, trasparenza e responsabilità. Abbiamo fornito tutte le informazioni all'OMS e ai paesi interessati appena possibile. Abbiamo condiviso il modo in cui abbiamo fatto i controlli e curato la malattia con il resto del mondo senza riserve. E l'indagine? Inizierò una valutazione di questo tipo al primo momento opportuno. Il momento opportuno sembra finalmente arrivato il 29 giugno del 2020, quando il direttore dell'OMS annuncia: la prossima settimana manderemo un team in Cina per prepararci. Speriamo che questo porti a comprendere come il virus si sia originato e cosa possiamo fare per prepararci in futuro. Penso sia importante però essere chiari sulle aspettative di questa missione preliminare. Al punto in cui siamo non ci attendiamo delle indagini dirette sul campo. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è capire cosa è stato già scoperto, cosa è stato già studiato, quali sono i dati disponibili e da qui rendersi conto di quali ricerche bisognerà fare. Quindi niente nuove verifiche, niente indagini dentro i laboratori di Wuhan, solo incontri con scienziati e autorità, ma nessun dettaglio su chi sono e cosa si dicono. Siamo a settembre e dell'indagine internazionale nessuna traccia. Ci sarà mai questa inchiesta? Oggi la Cina ritiene che qualsiasi richiesta di indagine internazionale indipendente sull'origine della pandemia e in particolare sull'origine cinese della pandemia sia spinta da ragioni politiche. E questo spiega il brutale e massiccio peggioramento delle relazioni con l'Australia o con gli Stati Uniti, perché la Cina pensa che quei paesi stiano strumentalizzando la questione. Antoine Bondas insegna all'Università Sciences Po di Parigi e lavora alla Fondazione per la Ricerca Strategica, un centro indipendente che fa da consulenza alle amministrazioni pubbliche sulle questioni internazionali. E dobbiamo essere chiari, non ci sarà un'inchiesta internazionale indipendente per scoprire se la Cina ha bene o mal gestito la pandemia. La Cina lo rifiuterà e niente e nessuno potrà costringerla a farlo.